Carissimi fratelli e sorelle, è bello ritrovarsi in questo luogo e un po' stiamo facendo la stessa esperienza che ci parla il Vangelo di questa 17ª domenica del tempo ordinario. Il Vangelo inizia proprio con questa parola, che Gesù si trovava in quel luogo a pregare. Il luogo è una parola importante perché ogni volta che dobbiamo elevare una preghiera dobbiamo ritagliarci un luogo dove trovare quella sintonia con Dio e con la Chiesa, con i fratelli, perché la preghiera non è mai un qualcosa che facciamo nella solitudine, è sempre ecclesiale. È sempre qualcosa che ci mette in comunione gli uni con gli altri. E il luogo, vedete, fratelli e sorelle, è speciale anche questo di questa sera, perché con tutte queste fiaccole accese che stanno a significare anche la nostra lode, la nostra fede che si innalza fino a Dio attraverso Maria. E allora anche noi stiamo facendo quella esperienza, ma tante volte non sappiamo come pregare. Perciò quella domanda che Gesù ha fatto, che è stata fatta a Gesù tramite un discepolo, insegnaci a pregare, è una domanda che dobbiamo farci tutti noi. Ogni volta che iniziamo una preghiera, perché nessuno si può dire che è arrivato, che è un maestro di preghiera. Tutti siamo bisognosi di pregare secondo quello che è il cuore di Dio, perché tante volte la nostra preghiera è una preghiera che mira piuttosto a piegare la volontà di Dio alle nostre richieste. E allora ecco come pregare, cosa pregare. Gesù ce lo dice in questo Vangelo attraverso anche questi esempi che sta facendo, queste parabole. Se un amico va di notte a chiedere ad un altro amico dei pani, ecco lì, va a chiedere una grazia, un qualcosa che serve per le sue necessità, perché è arrivato un altro amico e quindi deve sfamare. Ecco, Gesù ci dice questo, che la preghiera deve essere insistente, perché quello amico, anche se non si alzerà per l'amicizia, si alzerà per l'insistenza di quello amico. E quella parola insistente vuol dire che la preghiera deve essere in qualche modo una preghiera perseverante, una preghiera che non deve piegare a Dio, alle nostre richieste, alle nostre volontà. Tante volte noi preghiamo in questo modo e tante volte facciamo anche quella esperienza fallimentare, perché diciamo: sì Signore, ti prego, ma tu non mi ascolti mai. Quante volte lo abbiamo detto, l'avete detto sicuramente, e ci scoraggiamo anche dinanzi alla preghiera. La preghiera perseverante significa che è una preghiera che ci abbandoniamo a Dio, è una preghiera fatta nella fede. Anche quante volte ci mettiamo a pregare perché ci arriva una malattia, la morte improvvisa di qualcuno, qualcosa che ci fa soffrire. Ecco, tante volte anche lì vogliamo piegare Dio, ma non è così. Ecco, la vera preghiera significa mettere nelle mani di Dio anche quella malattia, anche quella sofferenza, anche ciò che mi sta facendo soffrire in quel momento. Perché solo così diventa una preghiera unita a Cristo. E Gesù, vedete, ci ha detto una cosa bellissima. A quella domanda ha risposto: quando pregate, dite Padre. Inizia così la preghiera più bella, di un Dio che non è da temere, non è un Dio che ci punisce, non è un Dio che ci fa soffrire, ma un Padre è uno che si avvicina a noi, che ci dà la forza, che ci dà il coraggio. E allora questa sera, se siamo in questo luogo, che è un luogo
ovviamente anche questo di preghiera, un luogo dove Padre Pio ha sentito quella necessità di pregare tantissimo e di far pregare. Non a caso i gruppi di preghiera che lui ha fondato non sono dei gruppi per dare a dei gruppi delle appartenenze, un'appartenenza, ma ha sentito quella necessità di far pregare nella Chiesa. Tutti abbiamo questo compito di pregare, perché quando preghiamo, che cosa succede? Non è che noi diamo qualche cosa in più a Dio attraverso la nostra preghiera, ma è Dio che entra dentro di noi, dentro il nostro cuore. La preghiera ha un filo conduttore, Gesù ce l'ha detto nell'ultima parte del Vangelo. Voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste vi darà lo Spirito Santo. È Lui il filo conduttore, è Lui che ci fa rivolgere verso il Padre come dei figli, è Lui che ci riempie di tutte le consolazioni e soprattutto ci fa capire anche quelle prove che tante volte noi attribuiamo a Dio. Sono prove d'amore, sono prove che ci mettono in sintonia anche con le sofferenze di Cristo. Allora vedete, la preghiera è la cosa più bella che Dio ci abbia potuto consegnare, perché attraverso essa noi ci mettiamo in piena comunione con Lui. Impariamo da Maria. Maria è stata la donna che si è lasciata prendere in pienezza dallo Spirito Santo, è diventata la sposa, ma è anche la donna che attraverso quelle parole, ecco, che sentiamo nel Magnificat, è la donna che non vuole piegare Dio, ma loda Dio perché ha fatto grandi cose in lei. È una riconoscenza che Dio ha agito anche nel suo cuore. E allora, ecco, questo è l'esempio più bello, e Maria ce lo ha insegnato in altre occasioni, quando meditava le cose che si dicevano del figlio. Anche lei, possiamo dire, che si è ritagliata un luogo speciale, il suo cuore, e nel suo cuore arrivano tutte le nostre preghiere questa sera, che lei stessa consegna a Dio.